me farebbe piacere che il centrodestra vince ed avere l'occasione di poter fare il ministro, e sicuramente sarebbe una cosa che potrebbe soddisfare la mia vanità personale, non c'è dubbio, sarei un ipocrita se dicessi il contrario, ma sarebbe anche un orgoglio, sarebbe anche l'opportunità di rappresentare una comunità politica, quella di Fratelli d'Italia, quella della destra, ma anche quella del centrodestra, e soprattutto rappresentare il mio territorio. Quindi l'idea di avere un'ambizione non è una cosa negativa, e il fatto che con Forza Italia e con Fasano si è arrivato a un modo intelligente di tutelare il territorio, ovviamente la decisione dei collegi non è dipesa dai livelli locali, è dipesa dai livelli nazionali. A Fratelli d'Italia è toccato il collegio dove sono io candidato, il collegio della zona nord, e il collegio di Salerno Città. Noi già sapevamo che da diversi mesi che io ero il candidato del Fratelli d'Italia alla Camera nell'agro sarnese e il generale Esposito era il candidato di Salerno. Avevamo individuato all'unanimità la candidatura di Iannone come capolista al Senato, avevamo indicato all'unanimità la candidatura di Luisa Maiuri al numero 2 alla Camera dei Deputati, a rappresentanza della zona sud, nel rispetto del principio della legge che prevede l'alternanza uomo-donna, e un modo per applicare in maniera migliore questa legge che fa schifo. Una legge che non abbiamo votato noi, hanno votato anche i nostri alleati, la voleva anche i 5 Stelle, perché i 5 Stelle quest'estate avevano proposto una legge ancora peggiore, dove non c'era nessuna possibilità, pensate, erano collegi finti, cioè uno poteva vincere anche il suo collegio e non scattava, non diventava neanche deputato, questo, e aveva le liste bloccate, lo dico perché i grillini oggi da moralisti attaccano Renzi, Berlusconi e Salvini che hanno fatto questa legge, ma loro ne avevano votato una peggiore, noi credo che siamo gli unici che abbiamo le carte in regola da questo punto di vista. Noi abbiamo candidato Gennaro Esposito qui a Salerno, non era un collegio ambitissimo, diciamoci la verità, perché qui se il Cilento è il regno della frittura, qui siamo a livello industriale, insomma c'è una grande fabbrica di conserve alimentari, potete scegliere scatolo di pomodori, potete scegliere come faceva Lauro, una scarpa data prima delle elezioni, una scarpa data delle elezioni, dopo le elezioni, insomma c'è un sistema di potere indegno per la politica. Ma io vi dico adesso che la nostra sfida, la nostra battaglia, Fratelli d'Italia farà la battaglia principale proprio a Salerno. Noi se c'è un posto dove vogliamo vincere, dove vogliamo avere un'affermazione e dove vogliamo che Fratelli d'Italia guida la vittoria e la riscossa del centrodestra, è proprio a Salerno. Noi vogliamo vincere a Salerno, vogliamo vincere questo collegio e siamo convinti che il generale Esposito è la persona giusta, una persona molto radicata a Salerno, molto radicata nella Valle dell'Irno dove ha fatto anche l'amministratore, ma anche molto presente lavorativamente a Cava dei Tirreni. Io ho già espresso il concetto a qualche giornalista che me l'ha chiesto, noi siamo persone serie, non ci piace fare vigliacchi, non ci piace strumentalizzare le parentele, non abbiamo nulla sul piano personale da dire al figlio del governatore, anzi lui è sfortunato proprio perché è il figlio del governatore. Io ho consigliato a De Luca e Renzi di farsi vedere poco in campagna elettorale perché questo sarebbe un disastro per il PD. Se c'è un problema che ha De Luca, non che lui è il figlio di, ma è il padre che lo danneggia in campagna elettorale, molta gente voterà contro proprio per questo. Lui politicamente non lo conosciamo, nel senso appare sui giornali soltanto come un militante del PD e quindi non abbiamo l'opportunità e la capacità di valutarlo per quello che ha fatto o per quello che potrebbe fare, e quindi fino a prova contraria, siccome siamo persone oneste e per bene, non abbiamo nulla da dire, ma sappiamo bene quello che ha fatto il padre, e se il padre mette in campo l'apparato delle fabbriche di conserve alimentari che sono la scala industriale delle fritture di pesce del Cilento del suo fratello povero Alfieri, allora è chiaro che noi ci metteremo tutta la nostra forza, e Fratelli d'Italia intende giocarsi una partita importante. Noi si sono creati dei governi tecnici a guida PD che hanno sfasciato l'Italia, l'hanno sfasciata sul piano sociale perché hanno consentito l'ingresso di 500.000 persone
che vengono da paesi selvaggi, che campano sulle nostre spalle e che non sono in grado di integrarsi perché non abbiamo le risorse economiche per farlo. Non è un momento facile per la nostra economia. Sono tanti, sono troppi, tu puoi integrare poche persone se gli dai anche una società che funziona bene. Una cosa da pazzi, nel momento in cui c'è una crisi di sicurezza bisognerebbe difendere le forze dell'ordine e aumentare le pene per i delinquenti. La sinistra, per colpa di quei 70.000 voti maledetti perché 5 anni fa ci hanno fatto perdere le elezioni, ha combinato i guai che ha combinato. Nel frattempo molta gente, anche di destra, delusa, ha votato 5 Stelle pensando che questo potesse rappresentare un rinnovamento della politica, una maggiore onestà in politica, una riduzione dei privilegi della classe politica. In realtà abbiamo visto quello che è accaduto. Uno, che è la cosa secondo me più grave, il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di essere un movimento di estrema sinistra, un partito anarchico di estrema sinistra, quindi anche peggiore dell'estrema sinistra perché non ha neanche quelle basi culturali di formazione partitica, che pure non solo non ci affascinano, noi ci sentiamo alternativi a loro, ma almeno li possiamo rispettare come entità altera rispetto a noi. Questi non hanno nessuna forma né di storia, né di organizzazione, né di classe dirigente, ma sono solo portatori di quei valori di estrema sinistra, un antimilitarismo di maniera veramente stile anni 70, una avversione nei confronti delle forze dell'ordine, un atteggiamento sui valori completamente dissacrato al pari passo con la dissacrazione dei nostri valori sociali rispetto al quale il centrodestra, in maniera particolare la destra, si oppone. Hanno dimostrato un'incapacità nelle grandi città che amministrano e vi posso garantire in Parlamento, tranne 2 o 3 che sanno solo parlare, ma non sanno fare i fatti e poi non distinguono Auschwitz da Austerlitz, come ha fatto Di Battista un giorno in aula per farvi capire insomma, che siamo proprio ai piedi di Pilato, non si sono mostrati neanche più onesti degli altri. Si contano a decine, a centinaia di amministratori indagati dei 5 Stelle, da ultimo uno che è candidato al Senato, uno dei leader del partito romano, che a sua insaputa era in una casa delle case popolari a 7 euro al mese e candidato al Senato, per farvi capire che sono anche politicamente dei miserabili che non si possono permettere di indicare gli altri rispetto alla moralità. Io credo che il problema della corruttela della classe politica va affrontato individualmente. Mettiamo in galera chi si prende soldi, chi approfitta del suo potere, ma certamente non abdichiamo alla politica. A questa mala politica del PD che ha fatto il disastro, come sto dicendo, non si può rispondere con l'antipolitica dell'astensione o l'antipolitica del grillismo, dove uno magari scarica anche le proprie frustrazioni personali. Si deve rispondere con una buona politica. La buona politica è nel centrodestra, il nostro programma è l'unico che può risollevare l'Italia e io aggiungo, la buona politica è la garanzia della destra. Fratelli d'Italia è l'unico partito che può definirsi nel senso moderno di destra, un partito che unisce l'Italia, che non ha pulsioni né antimeridionaliste né nordiste, un partito che sui valori non è sbandato, senza essere bicotto, non si vergogna di rivendicare la propria matrice cristiana, non si vergogna di rivendicare il proprio senso di identitario, non si vergogna di rivendicare l'idea che le tradizioni, i comuni antenati, la nostra storia devono rappresentare il paradigma di chi fa politica. Non si può fare politica solo per il potere e solo per amministrare, bisogna avere delle idee, bisogna avere dei valori e noi siamo dalla parte giusta. Forza Italia con Berlusconi rappresenta sicuramente un valore aggiunto per questa coalizione perché ha la capacità di togliere voti al PD e ha la capacità, insomma, con la sua forza economica, con la sua energia, con la sua grinta, anche di trascinare il centrodestra alla vittoria. Però noi sappiamo che solo la vittoria della destra può garantire che questa coalizione rimane saldamente nel centrodestra. Altri dati, una destra debole potrebbe far risucchiare il centro rappresentato di Berlusconi verso nuove esperienze già provate. Pensiamo che anche nell'interesse di Berlusconi e della sua forza politica è importante che Fratelli d'Italia abbia un'affermazione. Noi su Salerno siamo anche molto radicali, abbiamo un'esperienza di governo che ha unito alla nostra storia tanti che non vengono da Fratelli d'Italia. Oggi non si può dire che Fratelli d'Italia è la vecchia AN, anzi per la verità il
capi della vecchia Enne si trovano in Forza Italia, con noi ci sono molti che vengono da un'esperienza diversa, insieme abbiamo preso un cammino nuovo, un cammino che sicuramente non potrà mai rinnegare le origini, a noi i pentiti non ci piacciono. Se uno viene da Forza Italia e sputa su Forza Italia, noi non lo consideriamo una persona seria. Così come noi, chi come me viene dal Masì, ovviamente non può che avere l'orgoglio di quella storia, ma è una storia nuova. Questo è bene chiaro, e anzi, noi siamo sempre di più incamminati verso una storia nuova.